insomma, è già il secondo tentativo di fare sto cazzo di video di merda. E poi mi passa l'entusiasmo, insomma. Mi passa lo slancio. Perché si è fermato? Non si sa. Boh. Avevo iniziato a parlare del Silvio. Del Silvio. Oggi o ieri, non lo so, è mancato. E vabbè. È mancato. Che cazzo vuoi fare? Quando c'è una certa età può capitare, no? Capita. Minchia, può capitare. Non ci avevo pensato. È mancato. Allora, parto in un modo diverso da come ero partito prima. Allora, stasera sono andato al ristorante con degli amici e mi sono sorbito un'ora di TG mentre ero lì. Io non guardo mai la televisione, penso un po', vado al ristorante e c'è il TG che parla. Cioè, questo ha rotto il cazzo per 35 anni e adesso ancora va avanti e mi rompono il cazzo ancora. Va bene. Allora, premetto che io non odio, non odio, non odiavo, non mi interessa, cioè, sinceramente. Uno dice l'uomo, i politici non contano un cazzo. I politici non contano un cazzo. Lui era un politico ormai da 35 anni, sì, da 35 anni. Ma non conta un cazzo, non contava un cazzo. Cioè, gli ordini arrivano da su, da sopra. Da gente che ha molti più soldi di lui, molte più possibilità, molto più power. Allora, ma rimaniamo sul Berlusconi. Adesso la prossima settimana, questa settimana ci cagheranno il cazzo, no? Sul Berlusconi, vabbè. Ci cagheranno il cazzo di quanto era bravo, di quanto era figo. Intervisteranno tutti quelli che. Ah, io sono qui già visti questi qua, ma chi se ne frega, no? E non guarderò niente di questo qua. Cioè, stasera ero al ristorante, sono stato obbligato e mi sono girati i coglioni solamente per quei 40-45 minuti. E vabbè, spero che non si interrompa ancora sto cazzo di video perché è già il terzo. Tra l'altro, c'è cioè, una musica molto interessante che però devo passare. Allora, stasera non volevo neanche fare sto video. Poi tutti sembra che voglia il nano di Arcore, no? C'è uno youtuber famosissimo che parla del nano di Arcore, dice il nano di Arcore. Vabbè, ma il fatto che uno sia basso, qual è il problema? Qual è il problema? Cosa c'è il problema della dimensione fisica? Sì, probabilmente ce l'hai. Signor Greg, c'è il problema delle dimensioni. Vieni qua che ne parliamo. Dai, vieni qua che ne parliamo. Sì, ma non è questo l'argomento, vaffanculo. Ho rotto il cazzo, figlio. È il nano. Che cazzo è il nano? Cioè, la persona si valuta dall'altezza. Non lo so. Non lo so. Questa è una roba intelligente, è intelligente questo. Comunque, torniamo al Silvio. Io non odio il Silvio. Non odiavo il Silvio, adesso ormai non c'è più. Ci saluta da chissà dove. Non odiavo. Certo che però farne un eroe da qua. Insomma, i soldi li ha fatti con l'immobiliare. Perché c'aveva i santi. C'aveva i santi. Craxi. Più altri. Ha fatto speculazioni. Ha fatto sederì. Poi è stato intelligente, sicuramente, no? È stato intelligente.
Sicuro, nessuno glielo nega, no? Poi ha deciso le televisioni, ha comprato delle testate, eccetera. È stato abile. Va bene, è stato abile. Se non l'avesse fatto lui, l'avrebbe fatto qualcun altro, per carità di Dio. Però da qua a farlo diventare un eroe, insomma, un eroe. Poi, andiamo in ordine cronologico. Ah no, all'inizio del 90 hanno ammazzato due magistrati. E anche qua non voglio fare nomi, ma tanto lo sapete di chi parlo. E secondo voi lui non c'entrava un cazzo? Non c'entrava un cazzo lui, eh? No, lui era pulito, eh? Era lì, bello, lindo, no? Che si faceva i festini. Se gestisci il potere ci sta che fai delle cose, che devi fare dei compromessi, no? Ci sta, questo lo capisco, però porco zio, certe cose vanno oltre e non si fa, non si fa. Io ho questo codice, oltre a un certo segno non vai, e lui era dentro sta roba qua. Anche se poi raccontano tante stronzate, però era dentro. Devo andare avanti. Dicono qualcuno ha venduto l'Italia. Ma che cazzo ha venduto l'Italia? Che cazzo ha venduto l'Italia? Che cazzo ha venduto l'Italia? L'Italia l'hanno venduta con gli altri due stronzi. Con gli altri due che sono arrivati dopo, no? Ha venduto l'Italia. Gli altri due, quello che fa opposto col mare, coi mari, Marie, quello, quell'altro che il colosso di, quello lì, non faccio nomi, però forse mi faccio capire, quelli hanno venduto l'Italia. Poi dai, negli ultimi anni è arrivato il dragone lì, The Drake. Cioè, porco zio, che metti la mano l'Italia a uno che faceva parte, che ha sempre lavorato per le elite finanziarie. Cioè, come dire, allora adesso, sai che c'è? C'è la banca del sangue. Dai, chiamiamo il conte Dracula a gestire la banca del sangue. Lo ripeto, a me non piace parlare di politica, però ma qua il porco quello giusto ci sarebbe da dirlo, eh? E queste cose qua non ve le dicono. No, non ve le dico, certo che non ve le dico. Tutti santi, adesso minchia, oh, funerale di Stato. Ma questo qui, poverino, rispetto agli altri è uno sfigato, Dio che è uno sfigato. A me dispiace solo che fanno i funerali di Stato a Milano. Che cazzo li fai a Milano? Che cazzo li fai a Milano? Cioè, che cazzo c'entri? Non sei di Milano, sei di Arcore. Falli ad Arcore, no? Vai. Tutti santi, tutti santi. Com'è che raccontavano quelli là prima che diventassero degli stronzi? Funerali tutti presenti. Funerali tutti presenti. Terremoto, terremoto, sì. Il terremoto, mettetelo nel culo, Piero Pelù di sto cazzo. Ha servito di merda, ha servito di merda anche te. In quelle canzoni che cazzo hai cantato? E adesso che cazzo racconti? Racconti un sacco di stronzate, pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Lì le raccontavi le cose, eh? Dopo cosa ti sono venuti a trovare? Ti sono venuti a trovare questi? Coglionazzo. Negli anni 90 cantavi ste robe qua, adesso non le canti più. Canti che bisogna farci tutti le pere, no? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma il mondo è marcio, figa, è marcio.
Ma marcio proprio. Berlusconi. Ma che cazzo me ne frega mai di Berlusconi? Comunque, adesso per una settimana assorbiremo ste stronzate. Non volevo fare sto video, però forse è più incisivo questo dell'altro super youtuber di sta minchia. Molto più incisivo questo. Terremoto! Basta, poi la massoneria e le altre cose le lascio a voi. Buonanotte.